Il rosario come l'arma contro gli attacchi del demonio. E Padre Pio consigliava, raccomandava ai suoi figli spirituali di recitare il rosario proprio per difendersi dagli attacchi del demonio. Sentiamo cosa dice e cosa scrive a una figlia spirituale. Dice: stiamo attenti, teniamo sempre l'arma in mano e vigiliamo, perché il nemico non dorme, fuggiamo anche l'ombra del peccato. In queste poche parole c'è un ammonimento di Padre Pio anche a, in un certo senso, a spronarci a credere all'esistenza del demonio. Sì, ci sono dei cristiani, dei cattolici che non credono alla esistenza del demonio, anche se questa esistenza è comprovata non soltanto dalla dottrina della Chiesa, ma è anche comprovata nella Scrittura. Il demonio esiste. Forse non esiste come me lo immagino io o come te lo immagini tu, ma il demonio ci conosce, e ci conosce talmente bene, ci fa credere bene ciò che invece è male, ci fa credere di camminare bene, di camminare sulla giusta strada, ci fa credere che stiamo facendo il bene quando invece ci facciamo del male prima a noi stessi e poi agli altri, fino al punto di non illuderci. E chi è che ti illude? Ti illude chi ti conosce bene, chi conosce la tua interiorità, le tue debolezze, le tue fragilità. Uno che ti ama e conosce le fragilità, conosce le nostre debolezze, per esempio come Dio, come un genitore, non ti illude, ma ti apre gli occhi. Il demonio no, ti conosce, perché io dico sempre che il demonio è un fine psicologo. Bene, ti conosce, ma ti illude. Ed ecco perché Padre Pio dice: stiamo sempre attenti, perché il demonio non dorme, e vigiliamo. E tra le armi della vigilanza e dello stare attenti vi è appunto la preghiera. E tra le preghiere più potenti, Padre Pio, come tanti altri santi, ci raccomanda la recita del rosario. Il rosario è un momento veramente di intimità in cui con la mamma e attraverso la Madonna noi possiamo gustare l'amore di Dio meditando e pensando al mistero dell'incarnazione, la nascita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Domani sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!